Buonasera, vi presento Bernard Teiling, il nostro artista presente qui in galleria alla mostra di stasera Art in Florence. Bernard, nelle sue opere c'è una chiara volontà di giocare ed avere un approccio ironico verso la vita, è così? Buonasera. Yes, I'm sorry, my Italian is almost zero. I have to, to be very short, okay? I think the answer to your question is just you make it when you ask why did it make it like this? Where does it come from? Why? Okay? Then, if you have an answer, like, why did Bernard has made this painting? Then you have the answer. Then you say, why? Why? Blah, 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 blah. And then you say, well, why? Blah, 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 blah. Why this? Blah, blah, blah. And then again, so that's what I call the cinque perché, cinque perché, five whys. Then you have the answer. You have the answer. To be, I can explain a little bit more if you want. It's just because life, you call it vitae, it's complicated. And I take it on the positive side, you see? And it's a little bit the answer to I think your next question. And then you anticipate that it is positive, and you make it positive. But you can make it negative as well. And it's you, or it's the observer. It's not the painter, you see? It's not the painter. You see, take any of these. You start and you may say, it's ironic, it's fun. Okay. But then I can show you that if you drill down, then maybe it's not fun. You see? So it's ironic in a sense. Yes, you are right. Grazie a Bernard Teiling. Buonasera, vi presento Eugenia Infelicina, artista russa che vedete qui alle mie spalle. Stasera siamo qui a chiederle il suo approccio verso l'arte e il suo rapporto con la natura. Ну, природа для меня отражение внутреннего мира человека и моего персонажа, моего героя, который на моей картине. То есть она показывает, что с ним происходит, что происходит у него внутри, какое у него в данный момент может быть настроение.
чем он живет, что он чувствует. Grazie, grazie mille. Ringrazio tutto voi per essere venuti all'inaugurazione della mostra di Florence. Ringrazio ovviamente non solo a nome mio, ma anche a nome dell'architetto Vicentini con cui dirigo e conduco la galleria. E ovviamente ringrazio anche a nome dell'artista Ben Andresen, che è qui alla mia destra. E chiedo gentilmente un applauso. Grazie. Da Russia, che preso parte anche dell'inaugurazione Eugenia e Felicina qui alla mia sinistra. E, come potete vedere dalle brochure, gli artisti in mostra sono tre, tutti stranieri, una proveniente della Russia, come ho già detto. Bernard, diciamo, è nato a New York, in America, però è un uomo diciamo, vive tra la Svizzera, tra Parigi, tra America, insomma, gira tutto il mondo, sta malgrado. Per fortuna si è rimasto anche un po' in Italia e abbiamo un grande piacere di vederlo qui con noi, nonostante tutto, che è in preparazione per un'altra mostra a New York veramente molto importante. Quindi lui stasera sarà qui e domani parte per la prossima mostra. La mostra durerà fino al 5 di marzo. Per chi non è potuto essere la mostra precedente, al piano inferiore prosegue la galleria, non tutti lo sanno, ve lo ricordo, ci sono altri artisti stranieri, australiani, cinesi, quant'altro, dove voi potete ammirare le altre opere. Ovviamente noi siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento per qualsiasi artista. E la mostra, come vi ho già detto, dura 5 marzo, fino al 5 marzo. Un'altra inaugurazione ci sarà l'8 marzo, quindi vi anticipo che ci sarà una degustazione di due ditte italiane, toscane, di olio e vino, quindi siete tutti benvenuti se volete prendere parte anche alla prossima inaugurazione. A questo punto io ringrazio ovviamente gli artisti che sono qui presenti e faccio i loro nomi, qui purtroppo essendo tutti stranieri mi interverranno come sempre sulla pronuncia. Eugenia Felicina è l'artista russa con delle opere lì nella prima sala. Mentre Bernard Hedwig con le opere esposte alle mie spalle, prosegue anche l'altra sala, poi l'altra artista Judith Stahl-Skidlowski, che hanno preso parte a questa mostra. A questo punto passo la parola al nostro moderato che vi illustrerà meglio tutte le opere esposte in modo chiaro e sintetico. Grazie. Spero di essere davvero chiara e sintetica. E stasera abbiamo voluto intitolare questa mostra Art in Florence proprio perché, come ben sapete, c'è Firenze e la cura dell'arte e Angela e Riccardo tengono tantissimo però a questo legame che c'è ancora con la città, ma ad un discorso di continuità artistica. Ed è per questo che vi presentano ogni volta degli artisti appunto internazionali, i quali stanno sempre a Firenze e guardano ovviamente l'arte del passato, ma ognuno di loro poi reinterpreta la classicità a modo suo. E questo discorso di continuità appunto inizio a farlo con Bernard Haring, il quale da New York arriva appunto nella città di Firenze e tiene stasera questa mostra con un percorso appunto di continuità. Noi
il suo approccio al, insomma, attraverso la sua arte e la sua vita è sicuramente un approccio ironico, anche se poi nell'intervista insomma, che abbiamo fatto poc'anzi, lui cioè, si parla sì, di ironia verso la vita, ma in realtà le sue sono delle realtà complicate, cioè lui invita lo spettatore a guardare oltre insomma la realtà, ad avere una visione diciamo piuttosto ampia della vita. E lui è sempre curioso, insomma, ogni volta che vede qualcuno, a chiedere che cosa pensa lo spettatore insomma, della sua arte, e si meraviglia come ogni volta le persone riescano a vederci qualcosa in più rispetto insomma, ai messaggi che lui vuole darci. Mentre l'artista che avete alle spalle, la Festival Sidrowski, la sua è una pittura tutta insomma, di istinto, è tutta insomma, appunto una stratificazione di colore, ed è interessante insomma, il terzo quadro che questa sera abbiamo voluto mettere in verticale, ma che in realtà potete avere due letture differenti. Perché visto così verticalmente potrebbe appunto sembrare semplicemente uno squarcio, ma se riuscite ad immaginare invece orizzontalmente rappresenterebbe un panorama, un orizzonte, e quindi insomma c'è una sorta di riflessione su questo. Mentre l'altra artista, Eugenia Infelicina, ha sempre insomma, questo legame al passato, e le sue in realtà sono delle finestre sul mondo, e usa insomma, questa pittura un po' cioè, che ci dà un po' un senso del passato, ma in realtà anche un senso proprio del ricordo. Cioè la sua è un'opera che rimane un po' sospesa in una dimensione senza tempo. Poi purtroppo le abbiamo chiesto appunto durante l'intervista il suo rapporto con la natura, lei ce l'ha spiegato, ma per lui è stato un po' difficile capire insomma, il gusto, però nei nostri video, vi invito ad andare a vedere, gli artisti spiegano davvero le loro funzioni. Io vi ringrazio stasera, sono stata sintetica, mi dispiace, ma sono molto emozionata e vi ringrazio a tutti. Buongiorno.